Anche se non sarà vincolante, spetterà alla Soprintendenza di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio d'Abruzzo l'ultima parola per chiedere di preservare dall'abbattimento Villa Gresti, storico edificio sulla riviera nord di Pescara e ultimo testimone di un'architettura integrata con l'ambiente circostante attuata nel secondo dopoguerra dal piano regolatore di Luigi Piccinato. Tra cambi di classificazioni urbanistiche differenti negli anni, oggi l'edificio può essere abbattuto o ricostruito, ma la questione è tornata al centro di un dibattito culturale e politico che ieri ha coinvolto anche il Consiglio Comunale di Pescara, con l'approvazione di una mozione presentata dal consigliere del PD Marco Presutti e firmata dai colleghi del gruppo Dem e del Movimento 5 Stelle, che impegna sindaco e giunta a coinvolgere la soprintendenza per evitare che Villa Gresti venga demolita e ricostruita. Marco Presutti, perché questo viene considerato un edificio di pregio della città di Pescara? Beh, in primo luogo perché questa villa è censita già dal Ministero della Cultura in un censimento generale delle architetture rilevanti della contemporaneità, dal 1945 oggi. Per Pescara questa è l'unica rimasta in linea con il disegno che aveva dato il piano regolatore di Piccinato, che immaginava una città che venisse ricostruita nella sostenibilità, nel rispetto della salvaguardia dell'ambiente, del paesaggio e anche della relazione tra i monti e il mare. Purtroppo negli anni 70 è accaduto il contrario, la riviera è stata deturpata, Villa Gresti è testimone di questo tempo, ha un bellissimo giardino anche di grande valore che è stato studiato, che mostra un rispetto degli spazi. Infine Villa Gresti è stato anche un luogo di cultura, è un luogo in cui c'è stato Ettore Spalletti, che è il più grande artista che la nostra regione ha espresso, un artista internazionale. Attorno all'opera di Spalletti, che ha lavorato prevalentemente a Cappelle, ma che insomma è stato anche qui, si è formata l'arte povera con la presenza di personalità come lui, Cunellis e tanti altri, e Villa Gresti quindi è anche una testimone di questo cenacolo culturale. Quindi vi sono molte ragioni perché Pescara non perda questo luogo che testimonia sia un'epoca più gentile nell'immaginare il rapporto tra il territorio e le esigenze delle persone, e sia perché è stato un rilevante luogo di cultura. Speriamo quindi che la sovrintendenza voglia riconoscere questo valore nelle forme di legge, ma speriamo anche che ci sia, come è accaduto per altri casi, una mobilitazione delle forze vitali della città per rivendicare che questo venga fatto. Troppe volte è accaduto che questa attenzione sia nata solo dopo che luoghi come questo sono stati demoliti e abbattuti. Allora noi abbiamo proposto con i colleghi in Consiglio Comunale questa mozione per dire facciamole prima queste cose, tuteliamo questi luoghi ed evitiamo i rimpianti.